eccoci qui ora per questa finale del terzo e quarto posto dei playoff di Serie B giocati a Palazzo Pitti del Metropo Fiorentino. Terzo posto che consente alla squadra vincitrice di partecipare ai playout per l'accesso alla Serie A a Ferrara il prossimo mese. Subito si inizia il gioco, ma ancora il punteggio sulla fermo solo 0-0 perché i falli, la difesa e i falli hanno ancora portato il punto. Attacco Empoli e questo è il primo punto della partita per Empoli. Infatti la partita di squadra tra la squadra empolese e la squadra fiorentina. Attacco Ferrara, una bella finta di tiro, ma viene difeso molto bene. Adesso in attacco Empoli, viene alzata e la prende in seconda linea, ottima Irene Fermiani, palla a Fergi ed è un punto nel suo ormai famoso tagliato sul quale Claudio quest'anno ha lavorato abbastanza per portarlo a questo livello. Poi il passaggio di Irene centrale. Finta, ancora ottima difesa, un contrattacco molto angolato, 3-1. Tagliato, bellissimo, è uscito veramente a 2-3 gradi sulla linea, bello, bello, basso. 2-3-2. La difesa prende, non può funzionare questo tiro ed è un altro punto. Ribaltamento. Su 4-3, palla in mano agli empolesi, ai White Wallers. Ed è, se non sbaglio, l'ending. Un fortuito l'ending invece qui. Ancora Poni che altrimenti avrebbe regalato un punto. Fallo viene battuto e subito ribaltato, ma un errore nel passaggio e la palla torna in mano alla formazione ferrarese. Cambio di fronte, finta, nuovo cambio di fronte, punto di tiro, tiro angolato, molto bello. Padre sono ora in parità. In questo maldestro, palla persa, subito battuto, una finta, se poteva essere caduta forse no. Difesa in due tempi e Fergi da buon mancino quando va a creare all'estero a fare il gran bel. È uscito veramente molto molto angolato, 120. Ripartono i White Wallers, passi, palla persa e Ferraresi batte il centrattacco Bobo. Nuovo ribaltamento, eccone ancora un altro buono ed è punto.
ricordavo così bravo, veramente questi playoff l'ho visto fare gran belle cose. Anche se la palla del tiro è stato difeso, appunto viene scattato il fallo. Ottimo punto intagliato. Siamo due. Vabbè. Cattivo rimbalzo, vediamo se contro il Bacca. Un tiro piuttosto angolato. Peccato, le seconde e le terze linee non riescono a prenderlo, anche se è stato abbastanza ben alzato. Bello! Enrico sicuramente ha aumentato molto l'elevazione, almeno dall'ultima volta che l'ho visto, perché ha proprio il tempo di pensare al tiro che farà mentre sta saltando, mentre è in salto, in volo. Punteggio di 7-9. Il vantaggio ancora la formazione teravese, sempre di poco. Questo viene difeso. Difesa in due tempi, la palla viene data al buon Fergi che non si smentisce e butta giù un ottimo lotto, un ottimo tagliato. 10-7. Finta, ma era Lemming. Lemming che in effetti abbastanza, è così dire, tipico della formazione dei White Waller Sempoli, anche se, e questo soprattutto dovuto al fatto che nel corso del campionato non sono stati in generale in tutta la Serie B troppo fischiati. Ottimo! Contrattacco? No! Finta! Viene difeso, molto bene, un'ottima difesa, contrattacco di una volta difeso, Ferrara cambia fronte, tiro in seconda, ma la centrale di Empoli non riesce a contenerlo ed è punto, 11-7. Questo non è punto ma cattivo rimbalzo. Nonostante iniziare il risultato, schiaccio punto, in effetti nel rotolare la palla è sfuggita. Passi, scherzi alla promozione di Empoli, palla di nuovo in mano a Ferrara, una doppia finta. Si ritorna su questo pannello, un nuovo ribaltamento molto veloce e l'Irene la mette giù. ...13-7... Ferrara ha fatto un ottimo parziale in questo primo tempo. Infatti il primo punto segnato da Empoli da diversi minuti, che appunto porta il punteggio sull'8 a 13. Punto. Qualche problema forse di concentrazione, iniziano ad essere molti gli errori e le palle perse anche per Ferrara. Un'altra palla persa per Empoli. Ferrara prontamente viene battuta velocemente. Conclude la treccia ed è un punto.
quasi visto, ma un contrattacco molto potente, basso, e l'altro punto 16-8. In questo momento il punteggio di Ferrari è il doppio di quello di Imperi. Costruzione fischiata. Attenzione che ai danni appunto di Ferrara, che fa adesso di nuovo la palla. Bel punto. E con questo punto Ferrara ha raggiunto i quota 17. Sempre a 8 Empoli. Ben costruito. Ovviamente passerà, infatti. E questo viene difeso. No! Cade a terra. La palla viene recuperata. No. Non è, se non si è incastrata un attimo sotto. Alcuni striscioni. Bene, si ricomincia. Stavano sbagliando pannello, deve essere battuto, ricordiamo dal punto in cui il pannello è stato fatto, appunto. Empoli veloce, è di nuovo lo stesso tiro, punto. Bravo Zorzi, basta, Sergi di Balto, il battente incrociato, tirato abbastanza alto dal terzo faccia, questo tiro, punto. Qualche problema anche qui nei passaggi, fortunatamente il giocatore si è trovato a recuperare la palla e Empoli segna un punto. 11-19, adesso il punteggio sempre Ferrara in vantaggio. Ribaltamento, poco preciso, peccato. Controllato, quindi poi sfugge poi alle mani della difesa, e con questo punto Empoli è arrivato a 12, ma vediamo il Ferrara conclude la treccia, molto bello, un bel punto di Bobo, degli amici Bobo Merenda. Riparte Ferrara, una piroetta, un tiro buono angolato, e a tentare anche in questo caso c'era arrivata, per poco non riusciva a continuare. E qui si fa sentire il pubblico di casa, come vedete gli spalti sono soprattutto nella metà, questa dove diciamo troviamo la curva in qualche modo della formazione dei White Wallers. Ottima difesa, scambia e Lire non si sentisce, punto. 23-12. Con il risultato appunto di 23 Ferrara a 12. Thank you.
scimmie. Thank you.
Buona legge!